Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, siamo in piazza, momento di festa, momento di carnevale, un carnevale che finalmente torna dopo 3 anni di stop, non sicuramente dovuto alla volontà di chi lo organizza, ma purtroppo della pandemia che ci ha bloccati. Un momento di festa che immagino che anche il Comune sia contento di vivere. Assolutamente sì, siamo molto soddisfatti per il fatto che insomma è rinata la Proloco, assieme al comitato storico del Carnevale si sono parlati, hanno messo in piedi una manifestazione molto bella, già abbiamo tanta gente, l'abbiamo avuta sia alla presentazione dei personaggi che questa mattina, quindi siamo molto soddisfatti di come sta andando la manifestazione. I personaggi sono 2 giovani di Castellamonte, molto solari, quindi siamo davvero molto soddisfatti. Il clima di festa che serviva anche perché comunque non è stato facile attraversare i momenti che abbiamo vissuto tutti assieme. Assolutamente sì, abbiamo passato dei brutti momenti, ormai sono alle spalle, speriamo in modo definitivo, quindi ci auguriamo di fare una bella festa ancora questa mattina, che ci sarà la presentazione del Re Pignatun, che non so chi è. Francamente non so chi sia, e poi mercoledì sera con una gran bella sfilata e il rogo del Re Pignatun. Domenica particolare, speciale, piena di colore, piena di festa a Castellamonte, con il Carnevale, 69esima edizione, un'edizione naturalmente nella tradizione ma anche nella novità. Siamo qua con il presidente Davide Fazzari della Proloco e con Onofrio Amore che è il cerimoniere. Allora Onofrio, raccontaci un po' di questo Carnevale che è iniziato già la scorsa settimana e oggi vive un momento molto speciale. È un Carnevale bello, entusiasmante, emozionante. 3 anni di stop sono stati veramente pesanti e duri per tutti. Ricominciare è stato come prendere un carretto e spingerlo in salita. Abbiamo trovato dei personaggi, Michele e David, fantastici. Proprio sono entrati nella parte e ci hanno veramente aiutato, perché la loro allegria, la loro gioia, il loro modo di fare ha reso tutto più facile quello che abbiamo fatto. Ringrazio l'amministrazione comunale perché veramente ci ha aiutato in tutto. Il parroco di Castellamonte, tutte le pignatere, tutte le damigelle, ma veramente tutti. E un grazie anche all'amico Davide della Proloco, che noi è un mese che non dormiamo di notte, per far sì che tutti siano gioiosi e che siano contenti di questa bellissima festa. Una domenica anche in cui si svela quello che è il personaggio, uno dei personaggi simboli di Castellamonte, il Re Pignatun. Ci vuoi raccontare chi è il Re Pignatun 2023? Il Re Pignatun è una tradizione che a Castellamonte inizia intorno all'anno 1100. È una storia che si faceva questo pitoccio che si dava fuoco. Quest'anno il Pignatun è un nostro grande amico, una persona bellissima, Giuseppe Tomaino. Mi emoziono perché per me è una persona enorme, una persona che veramente fa piacere ed è sempre presente. Sicuramente il Carnevale poi vivrà ancora un altro momento particolare, che è quello del mercoledì sera. Ci vuoi raccontare anche questo momento? Mercoledì sera è un Carnevale allegorico, abbiamo sempre il nostro percorso con il gruppo storico, con la pignatera in prima linea sempre, e poi abbiamo una 15ina di carri allegorici, un carro più bello dell'altro. Invitiamo tutti a venire a vedere il nostro Carnevale, che sarà il 22 di febbraio. Tutto il rispetto, e spero che possano trovare lo stesso nei nostri confronti.